La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione misura di prevenzione, relativa ad una serie di cespiti riconducibili a un noto imprenditore del Cosentino di anni 45, attualmente agli arresti domiciliari, condannato per estorsione aggravata, partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso nel tentativo di importazione di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, il Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, condividendo le argomentazioni e gli esiti degli accertamenti patrimoniali prospettati dalla sezione operativa DIA competente, ha formulato un giudizio di pericolosità sociale qualificata nei confronti del soggetto in considerazione del duraturo e costante contributo offerto dal proposto alla compagine associativa, valutato unitamente alla resistenza del gruppo criminale nel lungo periodo, nonché al mancato riscontro, nell'intervallo temporale sinora intercorso, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. A parere del collegio, conforta adeguatamente l'affermazione di persistente attualità del vincolo, imponendo la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno per la durata massima pari ad anni 5. Muovendo dalla puntuale ricostruzione contabile offerta dagli investigatori, da cui è emersa una rilevante sproporzione tra beni individuati e redditi dichiarati, il Tribunale di Catanzaro, sezione di misure di prevenzione, ha disposto la confisca del patrimonio del proposto.